sul mio canale, io sono EmbertheGamer e oggi siamo su un nuovo giochino. Il giochino in questione dovrebbe essere un qualcosina di un pochino horror e si chiama Among to Sleep. Allora, lo so, avevo detto che saremmo stati su Ark per Halloween, ma dopo l'ultimo aggiornamento, come tutti gli ultimi aggiornamenti, Ark mi sta dando una marea di problemi, tipo bestie che sono sparite o forse salvataggi che non sono stati fatti, non so cosa sia successo, fatto sta che ho qualche problemuccio, quindi finché non lo si risolve ho deciso di optare per questo piccolo horror, anche perché vi informo è attualmente gratuito su Epic Games, quindi non l'ho pagato niente, ragione in più per testarlo. Ok, allora vediamo se questo giochino riesce a farci venire qualche brividino. Allora, se non sbaglio il gioco parla di... cioè, noi siamo dei bambini di 2-3 anni, una cosa del genere, e siamo in una casa dove succedono cose strane. È casa nostra, siamo con i genitori, se non sbaglio, però succedono cose strane. Non lo so, vediamo. Sinceramente ho visto poco di questo gioco, volevo gustarmelo al 100%. Allora, new story. Ah, con la tastiera? Io ho collegato il joypad. Allora non serve. Ah, molto bene. No, anche perché dico la verità, mi incasina sempre giocare col joypad, quindi forse così riusciremo a fare qualcosa di decente, vediamo. No, non li posso cambiare i pulsanti? Tipo, questo vorrei cambiarlo. No, va bene. Ok. Oddio, cos'è? Ci vedo strano. Sento suoni inquietanti. Sembra il fondo di una bottiglia. Cosa? Oh. Allora, aspetta, prima di fare qualsiasi altra cosa, voglio... intanto... ah, aspetta, ma me lo fa mettere in un'altra lingua? C'è in italiano! Ah, c'è in italiano, meglio, così almeno i sottotitoli sono in italiano, non devo tradurre, leggete voi. C'è una torta, va benissimo, aspetto tutto il tempo che è necessario, non c'è nessun problema. Io sono... guarda che bel pigiamino che abbiamo, adorabile, con la luna e le stelle, dolcissimo. Posso giocare? Sì, posso. Aspetta. Posso lanciarla a mamma? Aspetta, mamma, piglia la palla. No. Sì, lo so, grazie. È adorabile, hai ragione. Ciao, mamma. Happy birthday, sweetie. Ciao, hai una faccia un po' inquietante, mamma, lo sai. Wow, 2 years today. Ah, 2 anni, abbiamo 2 anni, molto bene. Oops. Dammi la torta. I think I know a little someone who's ready for some cake. Sì, voglio un po' di torta. Chugga, 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 choo-choo. Questo sarebbe un treno, secondo te? Davvero? Chugga, 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 choo-choo. Here comes, through the tunnel, choo-choo. Cos'è successo? Ah, pensavo gli avesse dato una cucchiaiata sui denti al bambino. Sentito quel suono. Right back. Sì, che succede? Strana la mamma. Ah, perché fai così? Però vista. No, che succede? Oi, che succede? No, no, qualcuno mi faccia finire la fetta di torta almeno. Che succede? Che vista orrenda. Tra un po' ci vomitiamo quell'unico pezzo di torta che abbiamo mangiato. Ciao. Ma mamma, puoi tornare? C'è qualcosa che non va? Ci serve una visita oculistica. No, tutto bene, a posto. La torta è avariata, mi sa. Cosa hai trovato? È inquietante forte la mamma. Sì, ci andiamo. Ciao mammina, grazie. Oh my. How much cake did you have? Niente, non abbiamo mangiato niente, non ci hai dato nulla. Questa vista la rende ancora più inquietante. Signora, non ci guardi, la prego. No, che fa? La smetta? Che succede? Oddio, cos'è? Compaiono scritte? Ah, no, vabbè, ma sono le... ok. Sono le scritte di pubblicità, diciamo così, del gioco. No, pensavo stesse già iniziando a succedere qualcosa di strano. Sta succedendo qualcosa di strano. Cioè, l'oscurità ci segue, mamma? Mamma, girati. Mamma, succedono cose alle nostre spalle? Alle tue? Io vedo tutto. Ok, no? Le musichette sono inquietantine. Poi di solito quando ci sono di mezzo i bambini, gli horror... sì, dai, un po' di inquietitudine.
la fanno venire. Ciao mamma, stiamo andando in camera nostra. Sì, yay! Io però quella torta l'avrei mangiata volentieri. Now let's see what's inside. Cosa c'è qui dentro? Posso aprire io? Posso? No, non posso. Posso aprire io? Ho un orsetto. Ciao orsetto. Ok, sweetie. Be a deer and play for a bit. Mommy will be right back. Sì, ma ho 2 anni. Mi lasci in questa stanza gigantesca. Ah, no, mi metti dietro le sbarre. Grazie. Resta qui a giocare con... Ah, con tutte queste cosine. Cos'è? Ho sentito un rumore. Era la porta che si chiudeva, vero? Oddio! Si è mossa la scatola. Tieni premuto per raccogliere un oggetto. Sì, ok, però io ho visto... Ho visto il pacco regalo muoversi. Con l'orsetto sarà qualcosa di inquietante, sicuro. Più inquietante della mamma, probabilmente. Allora, come ci muoviamo malissimo? Ok, sì, sto afferrando l'oggetto e lo posso lanciare. Ups. Ciao, palla, spostati. Palla, spostati. Grazie. Ah, questa visuale mi fa veramente venire il mal di male. Ah, gattone... Gattonare è più veloce che camminare. Eh beh, sì, direi che alla nostra età in effetti ci muoviamo molto più velocemente. Sì. Usa lo spazio per arrampicarti. Oh, come ci arrampichiamo bene. Ah, però questa visuale, ragazzi, non si può cambiare. Oh, c'è un cuscino lì. Mi posso buttare? Oh. Sta muovendo ancora quella scatola. Ah, così corriamo. Ok. Ok, apriamo i cassetti. Ah, si è aperta! Si è aperta, dov'è la bestia? No, dov'è? Ma... devo salire qui io? Ah! Ma che roba c'è qua dentro? Ma... ma sono finti! Va bene, ok. Ok, ora posso arrampicarmi? Sì, molto bene. Ora ci arrampichiamo di nuovo. Riesco a salire? No, non riesco a salire perché c'è questo che rompe le scatole, vero? Te ne puoi andare, grazie. Ah no, non mi fa salire più in alto di così. Allora posso afferrare la scatola? Aspetta. Oddio, è vuota! È vuota! Lo sapevo che era fuggito. Ah, aspetta, ho visto roba illuminarsi lì. Ah, ma... Bambino, ci siamo fatti male? No, non ci siamo fatti male, molto bene. Abbiamo fatto partire il trenino, stop al trenino, che non voglio rumori di fondo. Stop al trenino. Bambino, stop al trenino. No, cosa abbiamo fatto? Volevo sentire eventuali piccoli passetti. Allora, ascolta, gattoniamo, che a quanto pare siamo più veloci e mi fa anche venire, meno mal di male, ho sentito una risata, chi ride? Sei qua dentro? Mi sa che è qua dentro. Ah, sì, ciao, sì, ti ho trovato, tu hai trovato me, io ho trovato te. Nice to meet you. Hey, ciao. What's your name? No, non ti avvicinare, non mi convinci, non ti avvicinare, no. Not much of a talker yet, eh? Sì. Let's play a game. No, non voglio giocare con te, mi inquieti molto, mi inquieti più della mamma. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. No, non ti voglio dare le spalle. No. There, you can look now. Sì. Ciao. Dove vuoi che vada? La scatola che ho lanciato prima è rimasta appesa così. sì, allora devo cercare il pupazzetto con l'orsacchiotto che immagino. No, non mi segue. Sì, mi segue. Dove l'hai nascosto, Lillo? Getting warmer.
super warm. Sempre più caldo. Ah, qua dietro, ok, molto bene. Ma non posso dargli un calcio a ste cose. Ah, meno male. Super warm. You found it. Sì, l'ho trovato, grazie. Molto bello. Yeah. Ho trovato l'elefante rose, mo. Lo nascondo io? Wow. Is that a music box? Does it dove? Work? Dove? Sul soffitto? Ah, no, laggiù, laggiù, ok. Aspetta che arrivo. Ho un attimino un'andatura ciondolante. Sì, è un carillon. Cosa... Devo farci qualcosa? Devo aprire un cassetto? Ah, dritto in faccia, che bello. No, spingilo. Grazie. Lo vuoi? Te lo pre... no, l'ho fatto partire. Serve che lo acchiappi? Serve che faccia qualcosa? No. Sì, anche... tu sei inquietante da morire, Lillo. Ma sei tutto rattoppato, ma che regalo sei? A parte un orsacchiotto posseduto non è un regalo da fare a un bambino di 2 anni. Aspettiamo almeno che arrivi ai 10. Posso stoppare la musichina? Vuoi ascoltarla tutta? Devo fare qualcosa? Dimmi, orsetto inquietante parlante. Dove vai? Non girare per la mia stanza. Non mi incasinare i giochi, e dai. What's this? Che cos'è? Cosa stai guardando? È roba mia. È roba mia, qualsiasi cosa sia. Un libro. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Ok. Sei inquietante leggendo storie? Sei inquietante facendo qualsiasi cosa? Oh! Sì, ma io l'avevo acceso il trenino. Does it run? How do you start it? Mamma mia, orsacchiotto, ti devo spiegare tutto davvero? Ripremiamo il bottone. Round, and round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. No, no, non voglio. No, non voglio che mi sali sulle spalle. Ma stai scherzando? Ma non ci pensare nemmeno. No, vattene. No. We need some place very dark. Sì, il bambino è tutto contento, felice, non sai cosa ti aspetta. Ci serve un... no. Your closet. No, non ci vado, non mi chiudo nell'armadio con te, ma stai scherzando? Dai, che è uno dei miei incubi peggiori di quando ero bambina. Anche adesso, in realtà. Ma devo davvero entrare nell'armadio? Ma non posso fare nient'altro. Mamma, signora adulta, scusi. Lei dovrebbe badare a me, però non farsi i fatti suoi. C'è un orsacchiotto posseduto che mi dice di fare delle cose. Va bene. Devo aprire l'armadio. Dovrò salire qua, presumo. E siamo? Giustamente. No, no, aspetta. Abbiamo sbagliato tutto dalla vita. Aspetta che lo spostiamo poco poco. Ecco lì. Ora posso finire di aprirla. Sì. Non ci voglio entrare, qua dentro è tutto buio, non ci sono vestiti, già questa cosa è inquietante. Dai, ma perché? Va bene, ho capito, cioè non c'è via di scampo. Shut the doors completely. Ok, aspetta che chiudo. Aspetta, non riesco ad afferrare. Ah! Good. This will do nicely. Sì, e ora? Mi devi uccidere? Ci sono scatole. Oh, cos'è? Sì, uno ce n'è sicuro. No, fatemi uscire o cambiati, devo uscire. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Sei sicuro? Abbracciamo Teddy. Ah, sei anche luminoso. Molto bene. Ma forse allora Teddy non è la parte inquietante della storia. Forse la mamma è la parte inquietante. Ma che armadio è, scusate? No, ma... E non ci sono le maniglie, giustamente, all'interno, quindi io non posso uscire, presumo, no? Sì, ma non è un armadio normale. Qui posso interagire, fare qualcosa. Non c'è tipo una pistola con delle munizioni, no? Sento passi. Cos'è questo rumore? Ma... Tu mi ci hai fatto entrare, maledetto! Mm.
Oh, dai. Cos'è? Non iniziamo bene, c'è una lampadina fulminata. Di qua non ci passo. Ho sentito rumori, ho sentito cose. Cosa? Ah! Oddio, cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa? Ho sentito tante cose, ho sentito tante cose, mi vorrei nascondere da qualche parte. Posso uscire? Something's coming. There you are. What are you doing in the closet? Ah. Sì, è inquietante. Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? Sì, mamma, non noti nient'altro dentro l'armadio che non vada, no? You've got to stop hiding from mommy. Sì, mamma, sei inquietante. Mommy would be very sad if you didn't. Mi hai mollato da solo in una stanza, fai tu. And now it's time for bed. Con un orso posseduto, peraltro. Ah, che è inquietante lo sguardo di sta donna. Play with your friend all day. Sì. Certo, mettimi a dormire con l'orsetto maledetto. Perché no? Ma fuori c'è ancora luce. We shouldn't keep them. Sì, ma fuori c'è ancora luce. Sento gli uccellini, c'è il sole. Perché buonanotte? Dai, facci stare svegli ancora un po'. Non mi voglio addormentare con sta cosa vicino. No, ti prego. Ah, buongiorno. No, buonanotte. È notte. Bimbo, svegliati, ti prego. La porta è aperta, mamma non c'è. L'orsetto non si è rianimato per ora. Per ora non si è rianimato. Ma sta piovendo. Ah, sì, ecco, si sta rianimando. Sta prendendo vita. No, sta scivolando via. Cosa, stai scherzando? No, non chiudere gli occhi, bimbo. No, si sono presi il mio orsetto. Maledetti. No, è una questione di principio. Rivoglio il mio orsetto. Oh, oh, si stanno prendendo anche noi. Bimbo. Bimbo piange e chiama mamma. Che risveglio del menga. Grazie. Grazie per la delicatezza. Sì. Ok, andiamo per di qua. Perché ci sono tutti questi scatoloni? Non c'erano prima. Per sbirciare dietro gli angoli. Quindi devo aspettarmi cose dietro gli angoli. Ok. Sento versi. Penso di dover aprire la porta. Dobbiamo proprio, vero? Orsetto. C'è mamma che vomita? No, c'è la lavatrice accesa e sento dei lamenti. No, mi hanno chiuso l'orsetto dentro. Fatemi passare. No, mi hanno chiuso l'orsetto qua dentro. Fatemi bloccare tutto. Fatemi bloccare tutto. Come la blocco? Come la blocco? Come la blocco? Stacco la spina. 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 Ok. Oh, poverino, cosa ti hanno fatto? Che cosa terribile. Ok, l'orsacchiotto forse è dalla nostra parte, allora. Dobbiamo trovare mamma, ok. Ah, quindi l'orsetto è posseduto ma è buono. Io pensavo fosse cattivo. Mamma? Ah... Ma ascolta, dobbiamo per forza cercarla, mamma. Cioè, è obbligatorio fare questa cosa.
Possiamo chiamare la polizia, tipo, no? Ovviamente il cancelletto me l'hanno lasciato aperto. Perché in questa casa chi se ne frega se il bambino cade dalle scale? Giusto? Non ne frega niente a nessuno di sto bimbo. Scusa. Chi ci scopre? Chi? Cosa? Sì, io faccio molto, molto piano. Molto più piano. Molto più piano. Bambino, molto più piano. Cos'è che ci scopre? Oh, 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 c'è qualcosa nell'armadio? Non mi fido molto. No, forse no. Hey! Hello? Dove? Dove la vedi? Lì c'è una TV accesa, non è mai buon segno. Ah! Ah, ho visto cose! Ho visto cose che non volevo vedere! Bimbo, corri, nasconditi qua sotto, nasconditi qua sotto. Ho visto comparire cose. Ah! Qualcosa si è rotto? Di là? Qualcosa di là è caduto? Ok? Quindi io presumo di dover andare purtroppo da quella parte, immagino. Immagino così. Fiuto. Vabbè, andiamo. Salve. Ma possiamo mangiarcela una mela? O non abbiamo ancora i denti? Ah, qualcuno ha rotto qualcos'altro. Cosa avete rotto? Un piatto? Era già rotto. Ah no, non tocchiamolo, ci facciamo male. Mio Dio, ma a sti genitori andrebbe tolto l'affidamento di sto bimbo comunque, eh. Cioè, gli regalano pupazzi indemoniati o comunque che prendono vita. Lo lasciano da solo in questa casa spettrale. Qua cosa c'è? Ah no, è la scopa, niente. Qua dentro ci possiamo nascondere? Sì, posso chiudermi? Sì, mi posso chiudere. È necessario che io resti qua dentro perché sta per succedere qualcosa di brutto? No. Però, ascolta, lasciamoci aperto il passaggio, non si sa mai. Cosa dobbiamo fare qui? Cioè, allora, c'è questo aperto, aspetta. C'è il frigo, aperto. Vediamo se hanno lasciato una birra. Sì, non c'è niente di interessante. Ah, aspetta, cos'è questo? È per me? Lo devo... No, aspetta, non accappottarlo, volevo... Posso aprirlo? Posso interagire in qualche modo? No. E allora che serve? Niente. Richiudi il frigo, chiudilo bene però. Oh, se no va tutto a male, tutto, non c'era niente. Ci possiamo armare di un coltello? Tipo, se io salgo qua sopra la troverò un'arma per difenderci. Ah, non riesco ad arrampicarmi. Oh, niente. Qua dentro c'è qualcosa? Sì, certo. Lasciamo, tipo, boccette di veleno per topi a portata di mano del bambino. Mi sembra più che giusto. Allora, proseguiamo. Lì c'è una sagoma strana. Che cos'è? Che cos'è? È un pupazzo. Ah. Ah. Cosa? E io di qua non posso passare. No, devo aprire qua. Quindi mi serve qualcosa per salire. Sedia. Sedia, vieni a me. Ok, aperta. Mamma. Ah, ok.
Ok. Era solo un cappotto. Siamo sicuri che quello sia solo un cappotto appeso ai piedi? Quanti rumorini inquietanti. Dai, non fatemi venire l'infarto, per favore. Ok. Molto lentamente, in silenzio. Sento rumori, sento rumori, sento tanti rumori brutti. Era la nostra ombra o era l'ombra di qualcun altro? Possiamo spostare la scopa? Ah, vabbè, che tanto poi non posso... Non posso aprirla senza qualcosa. Allora, evidentemente non devo andare di qua. Ok, ah, ecco, qua c'è una porta aperta. Cos'è? Uno studio? Permesso. Salve. No, aspetta, secondo me c'è qualcosa dietro la porta. C'è troppo spazio dietro quella porta. No, forse non c'è niente. No. Ok, ok. Falso allarme. C'è un foglietto. Ah, un disegno. Oddio, un disegno inquietante. È un mostro che uccide la mamma? La mamma è il mostro, questo è il papà? Non lo so. Ok, l'abbiamo preso. Va bene. E terminiamo così il primo episodio di questo inquietante giochino. Mamma mia, brividini. Non fa particolarmente paura, però è abbastanza inquietantino. A me sta piacendo, dico la verità. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, se vi è piaciuto sentirmi urlare terrorizzata come un bambino davvero di 2 anni. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e noi ci rivediamo nel prossimo inquietante episodio! Ciao ciao!